E la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador, dove andremo a vedere un attimo la città di Eldorado. Allora, devo dirvi che ho già iniziato questo video, ma l'ho dovuto interrompere perché c'è stata una battaglia in cui laggava tutto malissimo, ma proprio fortissimo, per cui ho interrotto tutto e ho detto vabbè, niente. Tra l'altro non era neanche una battaglia particolarmente facile. Stiamo per affrontarla perché si triggera quando noi attiviamo l'evento qua. Hai scoperto Eldorado, la leggendaria città perduta? Beh, è sicuramente meno perduta ora che l'hai trovata, ma tant'è. Una pioggia sottile bagna le strade bordate di palme della città abbandonata. Un senso di inquietudine si diffonde tra i tuoi uomini, che si sussurrano l'un all'altro teorie su come la città d'oro possa essersi completamente svuotata di vita. Fortunatamente il rumore migliora rapidamente quando si scopre che gli edifici abbandonati di Eldorado sono pieni di zeppi di manufatti storici, ovviamente d'oro. La tua compagnia giunge nella piazza principale della città dalla quale potete fare irruzione negli edifici circostanti. Ti sembra di intravedere un movimento in un angolo della piazza, ma quando guardi non noti nulla. La tua compagnia perlustra le vecchie abitazioni e raccoglie tutti i preziosi che riesce a trovare. Gli edifici sono in condizioni eccellenti, al punto che ti chiedi da quanto tempo la città sia deserta. Di tanto in tanto avverti un vago senso di disagio e ti sembra di udire dei passi alle tue spalle. La tua compagnia torna ancora una volta alla tranquilla piazza. Il saccheggio ha dato buoni frutti, eppure i tuoi uomini non sembrano a loro agio. Alla fine torna anche Isabella Irwene, si reduce da un'incursione nelle case vicino alla porta. Sembra particolarmente a disagio, con aria triste aggiunge il suo bottino al mucchio. Qualcosa non va, capitan, credo che qualcuno ci abbia seguito dopo che abbiamo aperto la porta. Continuo a vedere dei movimenti e sentire dei passi. Il resto dei tuoi uomini annuisce e mormora in segno di approvazione. Apparentemente lo hanno notato tutti. C'è chiaramente qualcosa che non va. Rafforzate la nostra posizione nella piazza e siate pronti al peggio. La tua compagnia prende gli equipaggiamenti e allontana la carovana, quindi trascina delle lastre di pietra da usare come copertura. Quando siete quasi pronti, un grido di guerra raggelante riecheggia nelle strade abbandonate. Dal cielo iniziano a piovere frecce che si conficcano nel fango o rimbalzano sugli scudi sollevati dalle tue truppe. Per un momento è tutto tranquillo, poi 8 guerrieri dipinti con colori tribali irrompono nella piazza. Allora, no, devo cambiare l'attrezzatura perché mi sono dimenticato che c'è Trevino che ha più equipaggiamento di quanto non debba perché c'è Lopez invece che non ne ha. Tra l'altro non so neanche se è la combinazione migliore quella di portarsi questi in battaglia. Però niente, ci proviamo, Lopez. Quella precedente non è andata benissimo, effettivamente. Cioè non aveva ingranato benissimo, ma erano passati un turno e mezzo. Allora, qua sono in 11. Speriamo che sto giro non laghi. Potevo salvare prima, effettivamente. Sono 6 da questo lato e 5 dall'altro lato, che cercano di prenderci. Allora, io nello scorso episodio ho messo 3 uomini qua e 4. No, e 3 di qua. Il problema è che effettivamente qua conviene molto di più barricarsi all'interno di queste lastre di quello che avevo fatto in realtà in passato. Per cui farei uno qua, uno qua, uno qua. Medico al centro e qua mettiamo i nostri fucilieri. Per ora metterei trappole e metterei il cannone. Ah, non posso metterlo ovunque questo cannone. Se me lo distruggo, possono distruggermelo, non lo so. Proviamo a metterlo qua. Spero che non abbia casini con sto albero là in mezzo. Spero che non me lo distruggano. E vada. Ah, mio turno. Allora, io proverei a... È troppo lontano. Mi aumenta un po' la... 78, vai. Ok, ottimo. Tu... Riesci? 75, vai. Vabbè. Con gli altri resterei così, non farei ancora una difesa perfetta, ok? Perché... E va di nuovo a scatti, porca d'una miseria.
Cercate di tapparvi gli occhi, è una cosa terribile davvero, non so come cavolo risolvere questo problema. Cioè, ogni tanto lo fa, ogni tanto non lo fa. Pensavo fosse un problema di OBS, pensavo fosse un problema di un'altra roba, invece boh. Ah, però aspettate, posso provare a controllare uno. No, adesso non posso mettere in pausa. Beh, andiamo così. E facciamo. Allora, ho chiuso un paio di programmi che potrebbero dar fastidio. Però non mi sembra che stia cambiando qualcosa. Vediamo se si ripiglia un po'. No. Poi per di più qua c'è anche la pioggia, è proprio un casino. E quando si deve spostare la camera proprio che va male. C'è la camera che si sposta lenta, non sono loro che fanno. Allora proviamo qua. Ok, non male. Vai su questo. Ma come è mancato? Dai, per piacere, non iniziamo. Vai. Oh, critico, buono. Qua tra l'altro piove, non so se possiamo usare le lanterne più di tanto, però ci proviamo. Ahia, che male agli occhi. Ma non avvelenatemi il medico per piacere. Cavolo, erano così vicini a poter sorprendere entrambi. Ah, che male agli occhi, mi viene. Non dico che mi sanguini, no, ma. Aia. Quella è Irwenes, credo. Ora quello che corre cerca di prendermi di dietro. Ah! Che fastidio, che fastidio! Basta, quanti ne mancano ancora? E dai! Oh! Allora, tu medico vai a curare quest'uomo. Ah, tu c'hai. Ma c'hai l'altro davanti, vero? Sì. Allora, aspetta, tu forse riesci a targettarlo, sì. Dato? GG. Allora, tu tira giù questo. Ok, non è andato giù. Non vorrei avvicinarlo quello. Vorrei che scattassero le trappole piuttosto. Proviamoci. Yes, su tutti e tre, buono. Allora, tu fai che dare un calcio a questo. Non fa tanti danni, ma almeno. Non mi prende il tiro d'opportunità. Ok, qua ho messo le due trappole, ma non si sta avvicinando nessuno. Se corro là e faccio l'attacco non posso più muovermi indietro. Questo è già attaccato, questo è attaccato, questo è attaccato, questo ha curato. Mi dispiace che devo sprecare i turni proprio per quei due. Ma questo riesce ad andare in là a picchiare? Sì. Forse non riesce a tornare indietro, però sembra meglio che niente.
So potrebbe andare qua. Lancia il coltellino. Ok. Vediamo se riesce a tornare indietro, sì. Ne rimangono solo più 9. Ah, i miei occhi. Ovviamente cercano di sfondare di qua dove ci sono solo i cacciatori. No, stordita! Meiruenes. Che male. Perché non mi vieni davanti, porca miseria? Oh. Ma quanto cavolo di male fa? Oh, tu riesci ad andare a curare Isabella, per piacere? Che è anche stordita. Mannaggia come va a scatti la camera. Allora, tu... No, non riesci ad andare in là, ovviamente. E c'è l'altro in mezzo ai piedi. Il cannone dove arriva? Vabbè, lui l'ha preso, ok. Se lo secca non ha altri tiro d'opportunità, se no ce lo siamo giocati. Ok. Poi... Boh. Questo è sparato, questo è sparato, questo è curato, questa è rotta. Vai qua, senti, mi spiace per la trappola però. Guardate gli occhi, chiudeteli, chiudeteli. Ah! Vi avviso quando potete riaprire. Ci stanno picchiando forte. Ha preso gli aculei, ok. Fate come se foste ciechi. Prova a spararmi, ma manca. Prova a lanciare un'altra freccia, ma questa volta mi prende. Tra l'altro l'audio forse lo sentite correttamente. Ah! Ah, l'esploratore è quasi a terra. Ah! Aia, il fuciliere 1 è a terra. L'ho messo male. Niente, Quintero è a terra. Iruenes non è messa per niente meglio. Ok, tocca di nuovo a noi. Allora, non ritiro sull'altro perché in questo momento Iruenes deve tener botta. Allora, possiamo usare un altro colpo di cannone. C'è un punto in cui potremmo prenderne due. Mi sa di no. Di no, lui è già curato. Allora, qua adesso di lui, eh? Mancato, porca d'una miseria. Ok, poi direi vai qua che quello ha è forte a distanze, non dall'avvicinato. Cannone abbiamo solo più un colpo. E non abbiamo nessuno ravvicinato. Proverei quasi a lanciare una lanterna su questo. Probabilmente si spegnerà subito, ma tocca a loro. Chiudete gli occhi, che male.
Sono ancora in 7 e noi siamo rimasti in 4. Possiamo ancora farcela, eh. Mancami il medico per piacere. Manca ancora. Grazie. Ah, quello è stordito. Ok. Molto buono. Allora, il colpo di cannone me lo giocherei qua. Yes. Uno è andato e l'altro quasi. Allora, medico ti direi... cura Irwenes, va? Non può fare tutte e due Irwenes. Se stordisce questo, non va altrove. Fai danno. Molto, molto buono. Ah, tu avanza in qua intanto che puoi fare qualcosina. Allora, lanterne possiamo lanciarne una da quel... Ah, questo no. Questo è già infuocato. Quella rischia di dar fuoco a media, ma... Su di lui così probabilmente addio. Avremo bisogno di nuovo di un sacco di olio. Sono rimasti in 4, ma anche noi. No, siamo in 3. Anzi, siamo quasi in 2. Siamo in 2. Vai qua Isabella. Ok, no, aspetta. Allora io direi con questo di andare qua. Andare qua. E stordire questo. Riesco a lanciare una lanterna su questa? No. E invece sì. Ottimo. Dai, è andata, possiamo farcela. Guarda che danno. Ok, Isabella, vieni qua. Abbiamo dovuto consumare tutto praticamente. No, ci è avanzata una lanterna. Fortunatamente avevamo fatto scordo, perché sennò qua... No, stordito. Mannaggia lui. Ti stordisco a mia volta, va. Vai, guarda che ti stordisco ancora. Scemo di uno. Ok, sal al pelo proprio. Oh, ragazzi, al pelo. Abbiamo dovuto usare il cannone. Tutti i colpi del cannone, tutti i colpi del... Tutti i triboli, tutti... I protettori di Eldorado hanno combattuto fino alla morte, rifiutandosi di cedere anche quando ormai erano a terra, coperti dal loro stesso sangue, perché inquisisci i loro corpi e non trovi un singolo oggetto di valore. Isabella Irwenes si ripulisce il volto dal sudore e dallo sporco della battaglia, che Isabella tra l'altro ce l'ha fatta, è sopravvissuta. Sembra che la via sia libera ora, dovremmo riuscire a setacciare il palazzo e il tempio in pace, se ve la sentite. Carlos Zaraga corrugge la fronte. Sembra pericoloso e siamo appena sopravvissuti a una battaglia inaspettata. Volete davvero che ci esponiamo tutti a un altro rischio, Isabella? Juan Ortega scoppia a ridere. Dov'è finito il vostro coraggio, Carlos? Questa battaglia l'abbiamo vinta, no? Cosa vi fa pensare che la prossima andrà diversamente? Andiamo laggiù e vediamo cosa ha da offrire questa città. No, sono d'accordo con Isabella in questo momento. Andiamo a leccarci un attimo le ferite e poi torniamo dopo. Ci sono ancora due posti da visitare, ok, ma... Un altro momento, eh? Tanto non penso che ci si chiuda per sempre la porta qua.
Che qua, allora, c'è il medico mezzo morto, c'è l'altro grave frattura, grave trauma balistico, cioè, va che storia. No, si è messi tutti molto male. Allora, tu col cavolo che vai a pattugliare, fai la guardia e tu vai a cacciare anche se fai schifo. E c'è qualche cacciatore un po' più decente. 2-2. No, forse lei è meglio che vada a cacciare a questo punto. Conservare proprio niente. Un'unità di carne a tutti. E vada così. Speriamo che non peggiori nessuno. Quintero è peggiorato. Però il medico, ok, si è rimesso completamente. Allora, andiamo un attimo via di qua. Andiamo, non lo so, da qualche cadavere, da qualche... Ecco qua, andiamo là. Benissimo, guarda, ci torniamo più tardi al Dorado, perché qua abbiamo tutti messi molto, molto, molto male e non abbiamo più equipaggiamento di alcun tipo. Adesso dobbiamo riaprire tutte le casse che troviamo. Non c'è più olio, non c'è più nulla. Moderata, moderata, critico. Adesso critico Quintero. Allora, trattamento, vai. E chi c'è lui anche? Lievemente. C'è qualcun altro messo male? No, mi sa che adesso sono tutti in trattamento, ok. Razioni, non abbiamo carne. Andiamo avanti con le provviste. Migliorato, migliorato, migliorato. Ok. E direi anche che per questo episodio possiamo concludere così. Mi spiace che è stata una battaglia tremenda dal punto di vista grafico, insomma, della qualità del video. Però, insomma, facciamocela passare. Ci vedremo magari quando avrò sistemato un po' tutto, vado là, torno, deposito un po' di tesori e sistemo un po' di cose. Ci vedremo tra un po'. Ciao a tutti, buona giornata.